È finalmente partita nel complesso degli ex salesiani di Faenza l'edizione 2014 di Io Domani Sguardi sul Futuro, una 3 giorni dedicata agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori sul tema delle arti contemporanee e sul futuro. Queste sono le loro prime impressioni. Questa mattina qui ai Salesiani il progetto Io Domani, di cosa si tratta? Dunque, è un progetto che l'amministrazione comunale rivolge alle scuole di Faenza, soprattutto alle classi terze e quarte di tutti gli istituti della città. E, diciamo, l'obiettivo è quello di far riflettere i giovani su un tema che è stato condiviso con gli insegnanti, che è la cura, e anche quello di mettere in relazione artisti, persone del mondo del lavoro con i giovani, appunto. Come stanno reagendo i ragazzi? Ma direi bene, nel nostro laboratorio, che è un laboratorio di filosofia, di pratica filosofica, direi molto bene, sono venute fuori molte idee interessanti, belle riflessioni. Da studentessa, com'è parlare con gli studenti, cioè quello che eri tu prima di iniziare l'università? Allora, a me mi ha fatto un gran effetto trovarmi dall'altra parte della cattedra, perché solo 4-5 anni fa sarei stata io al loro posto. È stato molto emozionante. Ma molto bello perché dai ragazzi si riesce sempre a ricavare tanto. Stanno reagendo bene. Sì, sono molto partecipi e quindi insegnano anche loro, cioè ti danno qualcosa. Queste giornate di Io Domani, tu a che laboratorio hai partecipato? Ho partecipato al laboratorio sul giornalismo e a quello sulla moda e li ho trovati molto interessanti entrambi, soprattutto quello sul giornalismo, perché penso che comunque sia importante avere, diciamo, un'ottica diversa, soprattutto per quanto riguarda, insomma, il mondo in generale. E questo spesso, diciamo, la stampa normale non lo riesce a fare e sono stata molto contenta di aver partecipato. In generale, come ti sembra questa iniziativa? Penso che sia un'iniziativa molto importante perché comunque sono cose di cui non si parla molto, che sono poco conosciute ed è giusto comunque che gli studenti possano fare queste attività che sicuramente sono anche un po' più interessanti dello studiare in continuazione. Hai mai pensato al tuo domani? Cioè, da grande cosa vuoi fare? Ci ho pensato e a volte è un po' difficile. Chiaramente se una persona riesce ad avere uno sguardo un po' più approfondito su quella che è la realtà, diventa anche più facile comunque pensare a un domani, cosa che al giorno d'oggi è un po' difficile. Tu a che laboratorio hai partecipato? A giornalismo e moda vintage. Quale ti è piaciuto di più? Giornalismo. Come mai? Perché ha coinvolto di più le persone, gli alunni in generale. In generale queste giornate di laboratorio ti stanno piacendo oppure no? Mi piacciono perché penso che siano utili e sono cose diverse dalle ore di scuola, scolastiche che si fanno sempre. Hai mai pensato al tuo domani, cosa vorresti fare da grande? Sì, ma non lo so ancora. Tu a che laboratorio hai partecipato? Al laboratorio di filosofia dove si spiegava il perché delle cose, ciò che succede. Ti è piaciuto? Sì, molto, perché è stato un laboratorio molto interessante in quanto si è chiesto sulle bellezze della vita, ma anche, diciamo, le cose che possono portare dispiacere. Invece in generale ti sta piacendo questa giornata? Sì, molto, perché, diciamo, sono dei laboratori di svago in quanto ti puoi distaccare un po' dalla scuola. Hai mai pensato a cosa fare da grande? Sì, mi piacerebbe fare la psicologa o comunque lavorare nell'ambiente dei bambini, stare con loro, insieme a loro. A che laboratorio avete partecipato fino adesso? Abbiamo partecipato a 2 laboratori. Allora, il primo laboratorio parlava delle funzioni del cervello, di come funziona il cervello, e il secondo invece parlava di come mantenere, di come curare i beni culturali dei musei. E quale vi è piaciuto di più fino adesso? Il primo. A me personalmente è piaciuto di più il primo, a lui non lo so. No, anche a me il primo è più interessante. Perché secondo me il primo, ma sono cose anche che mi interessano più a me. Il secondo invece l'ho trovato più noioso. Sì, cioè più coinvolgente il primo rispetto al secondo. Invece questa idea di fare i laboratori vi piace? Sì, Sì. non aveva mai fatto una roba così, quindi è stata anche una roba nuova e quindi un'esperienza nuova e a me è piaciuta. Sì, anche a me. Avete mai pensato al vostro futuro, cioè cosa volete fare da grandi? Sì, sì, cose che, cioè, bisogna pensare a quest'età comunque. Cosa Cioè, vorresti ben fare? pensare.
si diventa ancora più o meno, non lo so, però un mondo legato un po' così all'economia. Cioè, io non ho ancora un'idea ben precisa e sto cercando ancora di capire bene quello che mi piace, quindi non so ancora bene quello che voglio fare come lavoro. Francesca Diletta per Faenza Web TV.